Ciao a tutti per un nuovo video. Oggi parliamo di Martin Mystère, i grandi enigmi del detective dell'impossibile, numero 384. Il titolo è Riscatto a quattro dimensioni. Veramente bello, guardate, copertina, costina, quarta di copertina con un brossurato speciale da libreria a chi interessa. Veniamo ai crediti. Allora, testi Giovanni Ecker, disegni di Fabio Piacentini, copertina Giancarlo Alessandrini, colori di Alessandro Muscillo, grafica Alfredo Castelli, lettering Omar Turi, frontespizio Carlo Verardi. Ora, vediamo la copertina, wow, guardate che bella, veramente bella, con questa moto che vola, veramente bella, guardate. Bellissima questa copertina, veramente veramente bella. Vi consiglio di leggere sempre qua, vi faccio vedere il frontespizio, scusate, molto molto bello, guardate qua il frontespizio di Carlo Verardi, veramente bello, guardatelo, a colore, bellissimo. Vi consiglio di leggere sempre qui parliamo tanto di loro, che in questa rubrica praticamente ci parla di questo albo che uscirà in libreria. A chi interessa, leggetevi la rubrica, molto interessante, leggetela. Ma di cosa parla? Queste sono le prime tavole dell'albo. Ecco qua, questa storia qua è iniziata nell'albo precedente. Adesso vi leggo un po' cosa è successo nell'albo precedente. Dell'albo prima. Allora, tra gli anziani di New York si diffonde una droga illegale chiamata Ritus, talmente richiesta che diversi consumatori si indebitano e arrivano persino a effettuare rapine pur di recuperarne una dose. Il detective dell'impossibile, la cui vicina l'attempata signora Toll è finita nei guai proprio in questo modo. Scopre che la sostanza ha un effetto molto particolare. Sembra infatti che permetta a chi l'assume di parlare con i propri cari estinti. Indagando su chi produce e distribuisce questa droga, Martin e Java decidono di rivolgersi a una loro vecchia amica, la contessa, che a suo rischio e pericolo assume il ritus, cadendo in coma e risvegliandosi nell'onirica dimensione di Slumberland. Allora, praticamente questo è quello che era successo nella storia, nell'albo precedente, che c'erano questi anziani che prendevano queste droghe. Che queste droghe praticamente li facevano parlare con le persone mancate, chi era mancato il marito, chi era mancata la mamma, e loro potevano parlare con queste persone. Però andando avanti con la storia, come in questo albo che c'è adesso, praticamente Marte inizia a indagare e grazie alla contessa qua la contessa che ha assunto questa droga, praticamente gli viene rivelato che c'è praticamente un'azienda che si chiama la Exxon, che praticamente produce questo tipo di droga. Allora, Martin vuole iniziare a indagare, però nel frattempo un anziano vuole aggredirlo e ucciderlo, ma Java si mette in mezzo e praticamente viene punto con una siringa e va all'ospedale. E per poco non ci rimette le piume. Ringraziamo che Java, essendo un indertaliano, ha molte difese, ha un corpo molto robusto e quindi riesce a salvarsi. Allora, da lì Martin Mystère vuole capire perché questi anziani diventano pazzi e iniziano ad uccidere la gente.
oltre che a rapinare per prendere la droga, vogliono anche farlo fuori. Allora, da lì inizierà l'indagine per capire chi c'è dietro a tutta questa storia. Leggetevi l'albo e lo scoprirete. Non voglio spoilerare più di tanto perché poi si capirebbe chi è che produce questa droga e chi è che gestisce tutto il meccanismo di questa droga. Vi faccio vedere qualche tavola all'interno di i disegni di Fabio Piacentini che mi sono piaciuti molto. Guardate qua le prime tavole, ecco qua, guardate, veramente veramente delle belle tavole, mi sono piaciute molto. Guardate, guardate che tavole, ragazzi, una più bella dell'altra, veramente ben disegnato. Poi la sceneggiatura a me mi è piaciuta molto, ma i disegni soprattutto sono i disegni dei volti mi sono piaciuti molto. Guardate che belli, veramente, veramente mi sono piaciuti. Sì. Poi ecco qui è Martin che sta entrando nella casa di questo proprietario di questa fabbrica che si chiama Exlan, per capire cosa sta succedendo. Veramente, veramente bello. E il proprietario di questa casa, di questa fabbrica, gli spiega, perché lui non è che non vuole uccidere Martin, no, anzi, gli chiede l'aiuto per risolvere il problema, il caso. Gli chiede l'aiuto proprio Martin. Chiede l'aiuto Martin per stanare chi c'è dietro tutto questo, a chi è che spaccia questa droga, cioè la fabbrica la fa, ma chi è che gestisce dietro? C'è gente più potente, più, ecco qua, guardate che belle tavole, veramente belle. Però come storia mi è piaciuta, veramente bella. Vi consiglio l'acquisto dell'albo, il costo è di 4,40 euro, chi interessa, ecco qua. Non voglio spoilerare più di tanto, vediamo il prossimo numero. Ah, vi consiglio sempre di leggere qua la rubrica Fantasmagoria, a chi interessa. Scusate un attimo. Scusate un attimo, a chi interessa la rubrica Fantasmagoria, sempre molto interessante. Interessa, leggetela. E veniamo al prossimo numero. Allora, il prossimo numero è il 385, il titolo sarà L'ombra di Michelangelo. Guardate, L'ombra di Michelangelo. Veramente, veramente una bellissima copertina, vedete? Benissimo signori, cosa dirvi? Vi ringrazio, vi saluto, continuate a iscrivervi al canale, il canale sta crescendo, attivate la campanellina per non perdervi i nuovi video, io vi saluto e vi saluta anche Martin Mister. Ciao a tutti, ciao ciao!